Allora, si sono seduti qua vicino a me e hanno detto no, però Ligabue no, chissà perché. Iranska, buongiorno ragazzi. Buongiorno. Perché Ligabue no, scusate? No, no, va bene, a quest'ora, poi appena svegli. A quest'ora. È troppo bene. Mainstream. No, perché fra poco ci stanno i One Direction, hai capito? No. Davvero. Aia. No, non va quindi bene. Dovete scegliere fra One Direction, che arrivano fra poco dopo la nostra chiacchiera, oppure Ligabue, scegliete. Preferiamo un Gigi D'Alessio, un Tony Colombo, Vinicio Capossela. Allora, buongiorno Iranska, questo duo, ma in realtà siete un gruppo, ragazzi. Siamo tanti. Sì. Siete tanti. Beh, in realtà per problemi logistici non c'entravamo qui. Siamo... Ma chi l'ha detto? Ma che studio? Ma scusa, ma quanti siete? Tra otto, nove. Vabbè, qua ci sono 2, 4, 5, 6, 7, 8 sedie per il momento. Cosa stai okay. a svenire? Ok, la prossima volta. Bravo. Allora, io parlo con questa mattina... Io sono Angelo, il chitarrista. Io Lorenzo, il cantante bello. Il cantante bello, però con gli occhiali da sole, perché evidentemente fai sempre tardi la notte. Insomma. Insomma. Non ce l'ho tanto questa Z, però, Sono più... Mi sembri molto più siciliano che teramano. Perché mio nonno è siciliano. Quindi te la sei portata dietro questa cosa? Un po'. Sei restato 3 volte in Sicilia. Ci andavo, quando ero più piccolo. E quindi è rimasto così. E va bene, e ti sei svegliato da poco, però. Mi ha svegliato lui, sennò io... Non mi sarei svegliato assolutamente. Quindi nella vita cosa fate? Proprio i cantanti? A tutta? Cioè non è magari, che... sarebbe bello. Sarebbe bello vivere proprio della passione, della Beh, musica. Sì. Però è un po' impossibile, ecco. Allora, chi sono i Iranska? L'Angela, perché io le cose serie non le so dire. Ecco. Niente, siamo un gruppo, che e qui ci siamo. E fino a qui siamo una band. Facciamo, diciamo... ska, punk, rock, un insieme di generi. Sì. E suoniamo dal 2002. Sì. Ormai. Ormai. Oh, poi. Poi. Sì. Quanti album? Non so, come mai questo genere musicale? A chi vi rifate? Guarda, quando siamo nati, diciamo che era uno dei generi che andava per la maggiore, quindi ti parlo anche in Italia. Sì. Con Meganoidi. Ah, come no? Ma che fine hanno fatto i Meganoidi, ragazzi? Scusate, molto sponsorizzati da MTV, poi... Hanno cambiato genere, adesso fanno indie, però sono anche sempre bravi. Ah, sempre bravi, sì. Vabbè, però comunque il grande pubblico non arrivano più come prima. È un po' più difficile, esatto. In generale per la scena di adesso. Esatto, questo è un po' il problema, perché poi no, se non sei un prodotto tanto commerciale, non la distribuzione non ci mette neanche un euro, no. E quindi neanche la produzione. Allora, noi abbiamo un album vostro che ci avete portato stamattina, si chiama Media Stalking, Iranska, e quali delle tracce vogliamo sentire insieme? Facciamo scegliere sempre Angelo. Sempre no? Angelo. Io perché ascolterei Desiree, che io sono un grande romantico. Lui, non l'avrei mai detto, sai? Non l'avrei mai detto. Su, solo pezzi d'amore scrive. Infatti mi vogliamo... No, penso che andiamo con la prima. Le bocconiane. Le bocconiane. Che cos'è le bocconiane? Per Sara Tommasi l'ho scritto questo pezzo. Quindi lo ascolterete. Fortuna che sei molto romantico tu. Questo era un pezzo per un po' per fare ridere. Per far ridere, ma l'hai scritto te o l'hanno scritto anche gli altri? Io. Ecco, allora questo insieme infatti. Iranska su R9, le bocconiane, traccia numero 1 dell'album. Insieme a Totonno dei Daff, dico senza. Solo la triste realtà. Le bocconiane fanno il porno, han soldi, successo, opportunità. E poi la generazione di Facebook, artisti, videomaker di YouTube. Questa è l'Italia dei grandi valori, di gente per bene, di ElefantTube. Altro che concerto.
civiltà. E non c'è niente più cool di Twitter. Scrive che il Papa fallo anche il tuo partito. A questo punto non c'è intorno strano al mondo e da elefanti. Senti che musica, ragazzi, davvero bravissimi. Questa è la prima traccia dell'album, chiaramente un album che è in distribuzione in questi giorni. Quando è uscito? Questo è uscito più di un anno fa ormai, sì. Però si può trovare dovunque, tra tutte le piattaforme digitali, anche Media World, tutti. E anche alla fine dei vostri spettacoli, anche magari. Ovviamente, soprattutto lì quello. Soprattutto lì è la vera distribuzione, quella proprio forte, diciamo, di tutto quanto il resto. Quindi chi è che scrive le canzoni, i testi? Eccolo, è fianco a me. I testi più io. Praticamente te. Però io sono il romantico. Sei tosto. Quando sono pezzi non romantici, scrivono un po' più gli altri, io solo l'amore. Sono pezzi d'amore, un po' tristi. Come mai sei così romantico? Prendi le storie della vita vissuta, biografici, oppure... Queste donne ti fanno soffrire? No, queste donne sono sempre state la mia passione, direi. Le cambi spesso? Questi ultimi due anni sì. Adesso sono il nuovo Gigi Rizzi, tiro degli anni 60, Capri, con la Bardot, sono il nuovo playboy della costa. Ma c'hai anche la tua BB? Ma no, adesso niente. Niente. E questa cosa però credo ti faccia soffrire, quando non c'ha carne al fuoco. Per noi è importante, così scrive un bel po' di pezzi. Ma lui scrive di più quando è innamorato o quando è single? Cioè quando è in attesa del nuovo evento, cioè della nuova preda? Beh, ovviamente quando è a caccia, diciamo. Andi a cacciare. Va bene, allora facciamo così, ascoltiamo l'ora esatta, l'inno d'Italia, va bene ragazzi, siete pronti? E poi torniamo per ascoltare un altro vostro pezzo, perché c'era chi voleva ascoltare Desiree. Adesso Desiree si ascolta, Angelo sì, perché è d'amore, Angelo è d'amore. È d'amore, si ascolta l'amore adesso. Fra poco sarà molto meglio di Ligabue e The One Direction, ragazzi. Questo sicuramente. L'inno d'Italia? Sì, questo sicuramente, non c'è dubbio. Vogliamo rifarla in versione ska? Probabilmente già ci sarà. Perché non farla voi, scusate, qual è il problema? Non è che si possono sempre fare canzoni o robe ex novo. Di solito ci sono tutti i pezzi che sono rifatti in versione ska. Si trova qualsiasi cosa, di solito. Sì, Ma come mai vi siete avvicinati a questo genere alla fine? Cioè, voglio dire, tutto sommato è molto divertente, però... Molti si impegnano più che per la musica un po' più, non so, ricercata. Questo è divertente, credo sia ricercato uguale, ma poi il risultato sembra sempre più, ma è scanzonato. Sì, quello magari si può pensare a una cosa del genere, però comunque dietro c'è un lavoro anche duro, cioè lungo. Non è così semplice suonare lo ska, cioè sì, scanzonato, spensierato, proprio per quello che ci piace, cioè ci sfoghiamo quando suoniamo. Ci credo, ha voglia sfogarsi. Senti, ma per quanto riguarda invece i maggiori esponenti di questo genere, chi è che adorate fra tutti? Parliamo in Italia? Ma in Italia, all'estero. In Italia mi interessa sapere. In Italia all'epoca c'erano gli Sheldon, che ormai sono sciolti. I Persiana Jones. Balanzasca. Per l'origine un po' gli Statuto, grandissimi di Torino, il primo gruppo. Uno dei primi gruppi ska in Italia. Quello che fa Giuliano Palma vi piace? Sì. L'original, cioè, quello ska original. Ma vi piace? Sì. Quindi non è che lo boicottate oppure no? No, assolutamente. Abbiamo anche suonato insieme. Abbiamo questo nome. Ah sì, ma dove? A Teramo, sì, era a Teramo. Aspettate il primo. Gli avete aperto il concerto? Sì. Era un festival, l'abbiamo fatto prima di lui, però c'erano diversi artisti. C'erano anche le vibrazioni, diciamo. Ah, vabbè, avete scambiato anche due chiacchiere. Cosa ha detto lui di voi?
No, non penso ci abbia ascoltato. Ah, forse certo. Stava in albergo. Penso ai VIP. Allora, ascoltiamo questo pezzo di Desiree, terza traccia dell'album, Media Stalking. Uscito per Udedi, ricordiamo, di Stefano Leli. Ringraziamo. Ciao Stefano, lo salutiamo. Tra l'altro, insomma, carissimo amico. Ma volevo sapere come mai è stato scritto sto pezzo. Questo pezzo è stato... Allora, questo... Io adesso ho 28 anni. Ecco. Questo pezzo l'ho scritto... L'anno scorso, no, si può dire. Cioè, è partito da lontanissimo. Sì, perché no, perché adesso si torna ancora più indietro, perché sì. Questa Desiree è una ragazza che ho conosciuto, era una trapezista di un circo itinerante, quelli che sono sempre sul lungomare. Tu devi dire e avevo 11 anni. Sì. Il circo si chiamava il circo di... Forse era Cirillino, era il clown Cirillino, e cioè, questa era la figlia Desiree. E mi innamorai, quelli forse sono stati pure anche i primi baci, quelli casti, però bellissimi. E quindi ho scritto questo pezzo a differenza di 16 anni, 20 anni. Ma non lo so, di essere stata oggetto del... Lei non si trova, non so, sarei curioso di rivederla, questo grande amore. Quindi non si sa neanche il cognome, non l'hai cercata? La circo, non si sa. La cerco e non la trovo, chissà se un giorno posso ritrovarla, vediamo un pochino e faccelo sapere perché sarei curiosa di fare sta carrambata. È amore questo. Ascoltiamoli insieme, Desiree. Ryan Ska su R9. Un pendone giallo blu, luci su di noi. Io spettatore tu. Da gente come me che si illuderà. Amore a 20 metri almeno. E stai volando verso il cielo sereno. Le stelle scendi giù da me. Mi basta un solo sì e io non me ne andrei. Amore a 20 metri almeno. E stai volando verso il cielo sereno. E se lasciami giù da me. Desiree. L'amore arriva al massimo. Ma quindi in questo amore ti ha... No, ma è pazzo, sono due filoni, io mi sono contro questi. Amore a 20 metri almeno. Questo è ironico, però. Ma tu sei figa di perché non è la 20 metri? Perché è tutto bello, 20 metri almeno. Non è 20 metri, non è stato 5 metri, ma non 5 metri almeno. Non è rotto, però. E gireremo il mondo intero. Sincero, la stella resta accanto a me. Desiree, siamo, eh? C'è anche un pochino di musica relativa al circo, se non erro, eh? Mi sembra sì, abbiamo parlato prima. Un pezzo riarrangiato con la musica da circo, quella proprio per rievocare fortemente sta circense. Che poi amore a 20 metri, diciamolo anche agli ascoltatori, 20 metri si ipotizza
Sarà stato 5 metri, però musicalmente non era bello. Amore a 5 metri almeno, era brutto. Perché abbiamo fatto 20 metri? 3 metri era Saturno, sì. Giusto? Perché a 3 metri sopra il cielo di Morcia. Detto puntiamo in alto. E andiamo a 20, 20 è tanto. 20 poi, è tanta roba, veramente. Vabbè, Desiree quanti anni aveva quando ti ha conosciuto? Io ne avevo tipo sulla decina, mi ricordo. Lei forse è più grande di due anni. Scusa, tu 10 anni? E l'amavo già, visto? Già credo nell'amore. Sbaciucchiavi. Ma così castamente. Ma che castamente? Abbracci. Poi mi ricordo mi regalo pure una foto. Quando sono andata, me la sono persa, la voglio ritrovare per rivederla. Va bene, la devi anche ritrovare. Ah, ragazzi, però queste cose devastanti sono bellissime, perché poi voi le mettete anche su canzone, quindi ce ne ritroviamo tra perle di saggezza popolare. Va bene, allora 10 tracce ovviamente tutte su questa falsa riga, tutte molto divertenti, poi lo scarto. No, anche gli argomenti sono vari. C'è anche un po' di tristezza. Di tristezza. Poi si parla anche della scena musicale. Vogliamo smontare la radio? Dai, scherzo, Angelo. Qual è il pezzo triste? È l'imbrunire, un po' triste. E chi l'ha scritto? Io sempre. Ammazza, ma c'è certo. Perché iniziamo a diventare grandi. Quindi. L'altra faccia della medaglia, praticamente. Sentiamo com'è sto pezzo triste, perché. È proprio triste, Triste, è proprio tanto. Parla di uno che cammina da solo nella notte perché si vuole uccidere. Mamma mia, ma sei sempre te, cioè proprio è sempre il tuo io che esce fuori in questi testi? No, questo l'abbiamo scritto insieme, però in verità, a casa mia, mi ricordo, davanti a un bel bicchiere di vino, ecco, buono, quello una chitarra acustica. Questo? Sì, ma questo è un taxi driver, sta partendo sopra. Sì. Un taxi driver? Sì. Sentiamo il Ferruccio Amendola, che voce. Un po' triste, ma non è vero per niente, ragazzi. Super triste, ma non confronto mi sembra proprio al genere, diciamo. Un po' più malinconico. No, però bello, mi è piaciuto comunque, perché alla fine mantiene un certo ritmo, anche se non è poi quello velocissimo delle canzoni che abbiamo ascoltato prima, però poi sto triste, sicuramente non è meraviglioso, no? Veramente di quello che si vuole buttare, la vita è bella, queste cose qua. Va bene, allora ragazzi, avete fatto una tournée estiva, cosa avete fatto di bello? Guarda, quest'anno abbiamo suonato un po' poco, in generale adesso è un po' più difficile girare in Italia, quindi... E cosa si prospetta per voi, prossima adesso, stagione? Sì, stiamo iniziando a organizzare le date invernali, sì. Quindi ancora... Di sicuro ancora non c'è nulla, ci sono un po' di situazioni che si muovono. Vabbè, chiaramente la stagione deve ancora arrivare, sì. Quella autunno-inverno 2014-2015. Per mettersi in contatto con voi, se qualcuno volesse portarvi a fare spettacolo da qualche parte? Beh, ci sono tutti i contatti sul nostro Facebook, basta cercare su Facebook o anche su Google, Rinska. Rain Ska, diciamolo, sì. Bene. Pioggia Ska. Pioggia in inglese, Ska è appunto il genere musicale. Con la K. E quindi, yes. Perché fa molto fumo?
Va bene, basta, grazie. Me lo spiego più tardi. Salutiamo no, grazie. Amici. Grazie. Grazie mille. Radio Rinnovi, ci fermiamo, fra poco ancora insieme con i nostri ospiti. Ciao ragazzi, buona giornata.